Beve da solo, si strozza. Ottimo e sincero. Ogni goccetto una tacca. È sempre utile tenere una buona amministrazione, vero? Soldato? No. Fuggiasco. Ecco. Fazioni. Sono senese e non sopporto il giogo dei duchi di Firenze. Mio padre è stato depredato d'ogni suo bene. E io sono pronto a depredare gli altri. Per questo sei venuto in queste terre? Sì, spero che il duca di Bolsena abbia bisogno di me e dei miei uomini. Ah, può darsi. Quella gente che ha sempre bisogno di una spada. Lo conosci? Conosco il suo castello. È difficile conoscere i potenti. Sono sempre attorniati da tanta gente che non li fa mai vedere. Io invece sono sempre solo con lui. Non sono frate, solo servo del convento. Ma tutti mi conoscono qua e mi chiamano Fra... Silenzio. Fra? Silenzio. Perché quando sono solo mi rivolgo a Dio e prego, ma senza parole. Come ti chiami? Leonetto Ardenghi. Masnadiero, ma non carogna. Chi ha bevuto con me è amico mio. E tu hai una faccia che mi è simpatica. Anche la tua. Aiuto! 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 Lasciatemi! Fermatela! Padre, salvatemi, salvatemi! Fermi, cristiani. Pace e bene. Farci del male. Oh! E voi accoppate quel maiale in abito da frate. Ai! Su, presto, via! Finalmente. Dobbiamo lasciarli qui a dormire? No, Mastino. Fuori le catene e portali al castello. Il duca di Bolsena è generoso. Sei fortunato, volevi metterti ai suoi servizi e ci sei riuscito. Già, sono fortunato. E la ferita? Una leggera scalfitura. Per colpa mia? Sì, per colpa vostra non dormirò più tranquillo. Vogliamo proseguire il viaggio? Non mi toccate. Mastino, tu ci seguirai. Ai vostri ordini, eccellenza. Prendete la scorciatoia. Non dubitate, ci seguiranno. Conosco i doveri dell'ospitalità. Ehi!
quello. Sei più furbo del tuo padrone. Vai in convento, ti raggiungerò. Il duca di Bolsena è generoso. Non arriveremo in tempo. Mi avete promesso di mantenervi calma, Marchesa, e di non farvi sopraffare dalla vostra gelosia. Chi? Io gelosa? Del duca di Bolsena? Sapete bene che sono a conoscenza di tutte le sue avventure. Per fortuna il duca non conosce le vostre. Le so soltanto io. Perché mi sono divertita a raccontarvele. Intuendo che io già le sapessi. Ma ora non si tratta di me. Certo, ma della principessa di Porto Reale. Appunto. E bisogna eliminarla, con qualunque mezzo. Come astrologo non sono molto adatto ad atti di violenza. Il sangue mi fa impressione. E invece del pugnale ho qui le mie carte. Prevengo solo i fatti e le tragedie degli altri, ma non vi prendo parte. Questa volta il gioco è pericoloso anche per voi. Se le carte non bastassero a risolvere la questione, perdereste certo una grossa partita. Ma più di tutto sarei desolato di perdere la vostra amicizia. Benvenuto, signor Duca. Ricordati, Acilia, ogni suo desiderio è un ordine. Io desidero soltanto tornare a Roma da mio padre. Principessa, vi accompagno nei vostri appartamenti. Prego. Avete fatto buon viaggio, signor Duca? Abbiamo incontrato due briganti, ma li abbiamo sistemati. Silenzio dov'è? Non c'è, non si vede. Fra silenzio! Niente, niente, si è perduto per la strada. Fra silenzio! E fate silenzio, il cardinale sta per uscire dal convento. Il succo è arrivato, il vino è arrivato e fra silenzio non c'è. Qualcuna delle sue. Che c'è? Parla. Un momento, ho fatto tutta la salita di corsa, non ho più fiato. Tagli un po' d'acqua. No, no, ma non la bevo io. Beh, vedo che puoi parlare, vuoi raccontarci dunque? Sì. Chi è questo fra silenzio? Un servo del convento che viene qui discolo e discolo resta. Ben li sta. Non sarò certo io che andrò a cavarlo dalle mani di quel signore. No, padre priore, non sarete voi. Saremo noi. Non dico noi per dire io. Non sono il papa. Io e voi. La vostra signoria e il signor cardinale, la partenza per Roma per un... Per un attaccabrighe, sì, padre priore. È un fratello. E qualunque cosa abbia commesso, un fratello non si abbandona nelle mani di un... signore come Fabrizio Frangipane, duca di Bolsena. Padre Giulio, andiamo. E Leonetto? Dov'è Leonetto? Smettetela di cantare e bere, siete tutti ubriachi. Guardate il cavallo di Leonetto. È tornato solo all'accampamento. E state lì a guardarvi in faccia. Presto, cercatelo nei pressi del castello. Una banda nemica l'avrà assalito, probabilmente gli avranno teso un tranello. Bisogna salvarlo, muovetevi, io sarò con voi. Tu resterai qui. Sei la mia donna, non dimenticarlo. E devi fare soltanto quello che voglio io. Lasciami stare, sei già ubriaco. Sono il padrone. E gli ordini li do soltanto io. Continuate a bere, non preoccupatevi, non è successo niente. Se Leonetto è una bestia, peggio per lui. Chi sono quei prigionieri? Sono due briganti, Marchesa. Non siamo dei briganti. Hanno assalito la carrozza del signor Duca. Per una ragazza che implorava il nostro aiuto. Ma non abbiamo avuto fortuna ed eccoci qua incatenati. Ha finito la predica. Portateli via! Un momento.
Come ti chiami? Mi chiamano Fra Silenzio, perché amo la quiete. E tu? Bella signora, baciandovi devotamente la mano, vi dirò il mio nome. Leonetto Ardenghi. Da Siena. Ecco perché parla così pulito. Ci teneva a mettersi agli ordini del duca, che avrebbe fatto un bel acquisto. È salo e generoso. Fra Silenzio, tu parli troppo. Solo per dire quello che è vero. Ogni tua parola è una menzogna. Ora basta, via! Scusatemi, Marchesa, devo eseguire gli ordini del duca di Bolsena. Quei due potranno esserci utili. Non parlatemi più di quel mostro. Dopo averci spogliato di tutti i nostri beni, ieri mi ha fatto rapire dai suoi sgherri davanti agli occhi di mio padre. Lo odio. E lui vi adora ed è pronta a sposarvi. C'è chi darebbe la vita per diventare la duchessa di Bolsena. E io preferirei morire piuttosto che ridurmi a questo. Fra poco vi servirò un cordiale. E di qualunque cosa abbiate bisogno, suonate il campanello. È una piccola belva. Bisogna domarla. Mi è sempre piaciuto questo genere di lotta. Olimpia, tu qua. E anche voi? Sì, eccellenza. Siamo arrivati in questo momento. Dobbiamo parlarti di cose assai importanti. Avete altri ordini, eccellenza? No, no. Puoi andare. Dunque, cos'è quest'area di mistero? Corri un grave pericolo. Il rapimento della principessa di Porto Reale ha suscitato una profonda imprione. Tutto il quartiere è in subbuglio. Ma perché hai fatto questo? Si tratta di un ostaggio politico che la mia fazione vuole avere in mano. Ma io temo per te, si fa apertamente il tuo nome. Il principe di Porto Reale è venuto da me ad implorare pietà affinché interceda per sua figlia. E perché ha osato venire da te a chiederti questo? È comprensibile. A Roma parlano tutti di un possibile matrimonio fra il duca di Bolsena e donna Olimpia, vedova del marchese di Gonzales e sorella dell'ambasciatore del re di Spagna. Spero che questo non ti dispiaccia. Mi dispiace soltanto che tu abbia dato ascolto a un uomo che tu sai mio acerrimo nemico. In momenti come questi bisogna essere cauti. A Roma in questi giorni regna il disordine. Papa Gregorio sta per morire. Ah, questa volta l'astrologo arriva in ritardo. Tutto il mondo sa che il Papa sta per morire. Ma nessuno sa chi sarà il suo successore. Io già lo so. E come lo sanno i medici e i Bentivoglio e coloro che sono fedeli alla volontà del re di Spagna. Non dimenticate, eccellenza, che i nemici sono tanti. Molti. Gli astri e le stelle dicono che l'elezione del nuovo Papa sarà lunga e laboriosa. Perciò occorre prudenza. Bisogna essere abili. Se Sua Eccellenza me lo permette, vado a riposare. Sono un po' stanco del viaggio. Andate, andate. Ti prego, Fabrizio. Credi a chi ti vuol bene sinceramente. Questo lo credo, ma sono anche certo che tu sei qui soltanto per uno stupido sentimento di gelosia. Sì, è vero. Sono anche gelosa, non mi vergogno a dirlo. Ma ti giuro che sono venuta qui soltanto per il tuo bene. Ah, mi dispiace non avere il mio vino. Per la ferita, si capisce. L'acqua vale poco, però non è grave e l'acqua ti guarirà lo stesso. Sei un bravo medico. Non è la prima volta che curo un infermo. In certe contrade non sanno neanche cosa sia un medico. Mi chiamano a curare dei malati e qualche volta con l'aiuto del Signore ci riesco. E adesso bisogna muoversi. Eminenza. Si arriva così all'improvviso senza darmi il tempo di preparare un'accoglienza degna della vostra persona. Ah, ero al convento di Serravalle. Partendo per Roma ho voluto salutarvi, signor duca. Vi prego di salire nei miei appartamenti. No. Le mie povere gambe non mi permettono di salire le scale. Ecco, guardate. Mi accomoderò qui, ma un saluto in fretta. I tempi sono tali che uno scambio di idee fra un principe della Chiesa... E un principe romano può sempre essere una cosa utile. Certamente, Eminenza. Negli ambienti politici si parla molto della simpatia nata fra voi e la sorella dell'ambasciatore del re di Spagna. Il cardinale Medici vede di buon occhio questo matrimonio. Vostra Eminenza ha già qualche progetto per il prossimo conclave? No, non è ancora detto che debba tenersi un conclave. Gregorio XIII sta molto male, ma non è ancora morto. Se dovesse lasciarci, pregherò il Signore affinché il nuovo pontefice abbia la forza di annientare i troppi ribelli alle leggi di Dio e a quelle degli uomini. Ma presto sarete a Roma anche voi, continueremo là la nostra conversazione. Vivendo in mezzo al mondo potrete darmi suggerimenti preziosi. Ne sono lusingato.
A proposito, ho saputo che avete fatto un cattivo incontro proprio oggi, tornando da Roma. Sì, due briganti da strada hanno assalito la mia carrozza per un tentativo di rapina. È molto strano, però, che uno dei due sia un servo del convento di Serravalle, un certo Frassilenzio. Ma è impossibile, quell'uomo che indossa il saio non può essere che un brigante travestito. Purtroppo, conoscendo Frassilenzio, si capisce benissimo come lo si possa prendere per un brigante. Tuttavia, fa parte della nostra comunità. E noi ve lo chiediamo, signor Duca, soltanto per punirlo. Non è vostro nemico, è solo una testa bislacca. Coviello, persisto a credere si tratti di un equivoco, ma se il padre priore vuole sincerarsene, faccia pure. Comandate, signor Duca. Accompagna il padre priore alle prigioni e se lui stesso riconosce nel prigioniero persona del suo convento, dai ordine che sia immediatamente liberato. Eminenza. Andate a prendere la vostra pecora nera e riportatela all'ovile, visto che la bontà del Duca ce lo permette. Sempre lieto, Eminenza, di far cosa grata alla Chiesa. Grazie. Se il padre priore riconosce nel frate prigioniero il servo del suo convento, fallo uscire con lui. È un ordine al duca. Oh, padre priore. Pazzo, pazzo e facinoroso. Ringrazia la carità del signor Cardinale di Montalto. È stato lui a ottenere il permesso di liberarti per farti scontare al convento e non qui la punizione che meriti. Questo è giusto, ma bisogna pensare anche a questo povero giovane, non possiamo lasciarlo qui. Taci! Io sono qui solo per l'abito che porti. Andiamo. Un momento, priore. Ehi, brav'uomo, anche tu sei padre di famiglia, cristiano come me. Quel povero giovane che resta qui è ferito, bisogna curarlo. Ricevo ordini solo dal duca di Bolsena. Che cosa hai fatto, brigante? Non gridate, priore, ma non avete fatto caso. A cosa? Quanti eravamo a guardarci in faccia con quello lì che dorme? Quattro. Ed ora? Tre. E adesso siamo in due, perché solo in due possiamo uscire da questa prigione. Io e il priore. E tu l'hai vista? Sì, l'ho incontrata per le scale mentre la signora Cilia la conduceva nella stanza della torre. Ed è bella? Non ho avuto il tempo di vederla, ma le sue vesti rivelano certamente una signora. Infatti, è la principessa di Porto Reale. E il padre è un acerrimo nemico del duca. Ha fatto bene a prenderla come ostaggio. Buon viaggio, padre. Sono lieto per te, Frassilenzio, che puoi tornare al tuo convento. Se vuoi salvare la prigioniera del duca, al tramontar del sole deve penetrare qui nel castello. Sono pronto. Tu solo, non sarà facile. Ci sono anch'io. E i miei uomini fidati. Carogna! Brigante! Attendo il vostro segnale. Il verso della civetta. Mi auguro di rivedervi, padre. Seguimi a distanza, vado avanti io. Il signor duca desidera parlarvi. Sì. Inginocchiatevi, figlioli. Il reverendissimo padre priore vuol darvi la sua benedizione. Benedica vos, et Dei, et Pater, et Figlio, et Spiritus Sancti. E adesso alzatevi e segnatevi. Ci vediamo presto, figlioli. Forse stasera verrò a fare quattro chiacchiere con voi e a bere un sorsellino di vino. Tuo padre, ve ne saremo grati. In fondo anche noi siamo dei bravi cristiani. Ah, e quando mi faranno papa, chissà, mi prenderò al mio servizio. Non vedo chiaro. Ah, ma c'è un altro frate. E non ha più la tonaca. Gliel'hanno strappata di dosso. Lo vedo in camicia. Signor Duca, i prigionieri sono fuggiti. E al loro posto hanno trovato il padre priore in camicia. E il carceriere tramortito. Sembra che abbia un pugno di ferro, quell'uomo in abito da frate. E i miei uomini di guardia, li hanno lasciati fuggire? Hanno eseguito i vostri ordini. Si sono fatti anche benedire. I vostri bravi sanno quanto voi siete devoto. Il fante di spade sotto il gerofante. Un'oscura minaccia. Basta! Vattene! Non voglio più sentirti! E tu, Abisamastino, non una stilla di vino ai miei bravi. E si raddoppi la guardia. Chi va là? Alto là!
fratelli. Bentornato, Leonetto! Il ritorno di Leonetto scatena l'ira di Mondragone. Già da tempo non tollera la simpatia che la sua donna ha per il giovane. Ora si rende conto che anche i suoi masnadieri si rivolgono a Leonetto come se il capo fosse lui. Se vi è cara la vita. Fratelli, cercate di ragionare. Ma tu chi sei? Portatelo via. Andiamo, va. È un giochetto che mi hanno insegnato da bambino. Mondragone, pensa a quello che fai. Riprendi il tuo pugnale. Abbiamo scherzato. Io ho fiducia in voi. E sono certo che mi ascolterete. E anche tu, Mondragone. Ne avremo tutti i vantaggi se mi seguirete. Assalteremo il castello. Salveremo la ragazza. E prenderemo tutto quello che ci occorre per vivere bene un paio di mesi senza servire nessuno. Non dobbiamo servire, ma comandare. Sì, viva Leonetto! Bene. E adesso tutti a cavallo. Dobbiamo penetrare nel castello prima che faccia notte. Andiamo, andiamo. Verrò anch'io con te. Grazie, Mondragone. Non avrai a pentirtene. Date una spada a questo frate, ma finché possa difendersi. No, no, armi no, io. Le armi fanno male e non voglio far male a nessuno. A me basta un ramo d'albero un po' nodoso per far sentire che ci sono anch'io. E quella ragazza? È molto bella. A me sembra bella. Ad ogni modo, preparagli un buon giaciglio. Te ne sarò grato. Buonanotte, Olimpia. Ma già mi lasci? Domattina all'alba dobbiamo partire per Roma. E la principessina? Resterà prigioniera al castello. La mia corombaccia. Sei deliziosa. Chi ha chiuso la porta? Io. E la ragione? Sono gelosa e ti voglio mio prigioniero per tutta la notte. Desidero troppo? Il desiderio di una donna come te mi lusinga, ma non posso. Devo restare solo per concentrarmi su tutto quello che dovrò concludere domani a Roma. Dammi la chiave. Non posso. L'ho gettata nel cortile. Avevo previsto tutto. E ti ringrazio. Il tuo scherzo mi è stato assai gradito. Non ti muovere di qui. È più prudente.
L'ho convinta a togliersi la veste, l'ho pettinata con cura e mi ha ringraziato con un sorriso. Ora sta leggendo. Chiudi bene la porta. Così non potremo fuggire. Il Petrarca. Sono poesie d'amore. Uè, sono io! Fra Silenzio! Che, dormite? Un momento, padre, vi apro subito. Ho una sete. Vi abbiamo preparato un vinello che è una delizia. Viene da Pompei. Ah, quello sì, mi piace. Sono arrivato un po' tardi. Ma in tempo, t'aspettavamo, Carogna. Ma che volete? C'è un errore. Io vi voglio bene. Non dubitare, perché? Anche noi te ne vogliamo. Non gli fate del male. Sono dei cristiani anche loro. Andiamo. Salite negli appartamenti del duca e intornate a mani vuote. Sta tranquillo, mi sembra di avere quattro mani. Non rubate, è peccato. Sarebbe un vero peccato se non trovassero quello che ci serve per stare allegri qualche mese. Ma ora siamo rimasti in pochi. Se i bravi del duca sono più di noi, sapete quello che si deve fare. È l'affare più sbrigativo e va sempre bene. Scala fino al pianerottolo. C'è una donna di guardia. Sarà facile per te sbarazzartene ed entrare nella camera della torre. Va, donna Olimpia te ne sarà grata. La moglie del duca? No, non ancora. Ho capito. Buona fortuna. Lasciatemi! Lasciatemi! Ancora tu, dannato. Chi sei? Leonetto Ardenghi. Suo promesso sposo. Complimenti, principessa. Moglie di un masnadiero. Giunto appena in tempo per toglierla dalle grinfie di un altro masnadiero. Provaci! Ma che siete, ubriachi? Ma che ubriachi? Quel maledetto frate ci ha accoppati. Lui, sempre lui, maledetto. Guardie! Guardie! Presto, da questa parte! Qui è passato Fra Silenzio. Il tipo mio. Siete gli uomini di Leonetto. Sempre pronti ad eseguire i suoi ordini. Venite, venite, duchessa. Lasciatemi. Presto, duchessa, consegnateci tutti i vostri gioielli, che dobbiamo fare dei regali. La testa dura. Non metterà mai giudizio. Presto, fuggiamo via di qui. È quello che pensavo anch'io, principessa. Il vostro nome? Alba. Mi piace. Alba? Che c'è? Ti amo. E così sia. Va!
Non gridare, piccola, che il padroncino dorme. Non lo svegliare. Cerca di calmare i tuoi uomini, sono dei selvaggi, e falli uscire dalla camera di Donna Olimpia. E voi due seguitemi. Vi raggiungo subito. Fermatevi! Non vi basta quello che avete preso? Ma questo è un gioiello prelibato. Uscite. Oh. Scusateli, sono dei masnadieri. Ma non hanno tutti i torti, però. Anche un perfetto gentiluomo con una donna come voi potrebbe diventare un masnadiero. In questo caso, il masnadiero diventa gentiluomo. E vi farà riavere i gioielli che vi hanno rubato. Vi ringrazio. A me interessa più sapere se la principessina... È già fuori del castello. E il duca? Lo abbiamo rispettato, duchessa. Potete andare a consolarlo. Venite a trovarmi a Roma, al Palazzo Gonzales. Potrò esservi utile. Più che utile. Sulla torre stanno uccidendo il duca! Presto! Sulla torre! Idioti. Arrivederci a Palazzo Gonzales. Alba, sposami. La vostra immaginazione galoppa più di questo cavallo. Vi ho guardato negli occhi e mi sono deciso al grande passo. Bisogna essere in due per decidersi a questo grande passo. Due sì ed è fatto. Quinto, non ammazzare, e io non ho ammazzato. Settimo, non rubare, e io non ho rubato. La principessa di Porto Reale vi ringrazia per la vostra festosa accoglienza, ma io ho preso impegno con lei. La devo condurre a Roma da suo padre che l'attende ansiosamente. Dobbiamo dimostrare che siamo dei masnadieri galanti. Quindi domani all'alba partiremo tutti per Roma. Sì, a Roma! E la faremo a pari d'oro. Ma bisogna tenere gli occhi bene aperti. Perciò, buon riposo a tutti. Buonanotte. Principessa. Grazie. Dovete scusarci, possiamo offrirvi solo un pagliericcio e una coperta. Però con un po' di buona volontà potrete dormire tranquilla. Fra silenzio sorveglierà un sì gran tesoro. Farò del mio meglio perché tutto si risolva in pace. Esmeralda, accompagna la principessa al suo letto. Si accomodi, principessa. Buonanotte. E voi due che siete più svegli, restate di guardia davanti alla grotta. Volete tutti bene a Leonetto? Sì. È un giovane leale e generoso.
Io darei la vita per lui. L'amate tanto? Sì. E anche Leonetto mi ama. E ci sposeremo presto. Me lo ha promesso e ho fiducia in lui. Del resto è facile sposarsi, bastano due sì. Io lo dirò così forte che lo sentiranno tutti. Vi auguro tanta felicità. Anche a voi, principessa. E voi, che cosa fate? Leonetto mi ha detto di stare qui. Ah, ho capito. Tutto quello che io soffro per te. Tu sei sveglia. Non riesco a dormire se non ti ho baciato. Lo sanno tutti che ti amo. Non posso nascondere il mio amore. Se ne è accorta anche la principessa. E allora io le ho detto tutto. Che noi ci amiamo. E che presto ci sposeremo. Perché tu me l'hai promesso. Io non ho promesso niente. Ah, l'hai dimenticato. E tu hai dimenticato d'aver giurato fedeltà al nostro capo. Beh, e non sei tu il capo? No, è Mondragone. E io non lo tradirò mai. Mi pare che te ne ricordi sempre un po' in ritardo. Eravamo in due quella volta. Senti, basta. Va da lui che può cercarti, su. È ubriaco fradicio. L'odio. E odio anche te. Ah, finalmente. Sì, finalmente. Ci sei cascato anche tu. Ti sei innamorato. Ma te ne pentirai. La principessa non è pane per i tuoi denti. Mi rimpiangerai. Gregorio XIII è morto. Morto un papa, se ne fa un altro. Tanto ci saranno sempre ricchi e poveri. A morte i ricchi. Bravo, e senza i ricchi a chi rubi? Ah, già, è vero, non ci avevo pensato. Ah. Qui è bene che ci dividiamo. Fra Silenzio e io accompagneremo la principessa da suo padre. Ma voi è meglio che vi accampiate qui vicino senza entrare nella città. E verso sera ci troveremo tutti a Roma dal Ricciarolo in Borgo. A un sorsellin di vino che è una delizia. Arrivederci, amici. Arrivederci. E quando il nuovo papa sarà eletto, preparatevi ad assistere ad una grande festa. Sì, voglio sposarmi a Roma. Bravo, Leonetto, voglio sposarmi anch'io. Amici, a Roma le ragazze hanno certi fianchi. In compagnia si ubriacò anche un frate. E anche tu, Mondragone, quando è che ti decidi?
Esmeralda non aspetta che questo, ci sono tante biese a Roma. Beh, che ne dici, Esmeralda? Vogliamo sposarci a Roma? No. Prima voglio assistere al matrimonio di Leonetto. E poi ci penseremo. Buona fortuna, principessa. Credo che sia prudente anche per noi dividerci. Scusatemi se vi lascio soli. Oh, ma sei già scusato, anzi, mi sembra un'ottima idea. Vero? Credete? Ma certo. Io vi precedo, così avrò il tempo di salutare Fra Marco che attende il suo oratorio all'Aventino. Ah, vai. Vi vogliono tutti bene. Tutti? Allora ci siete anche voi. Vi devo tanta riconoscenza. Solo per voi potrò riabbracciare mio padre. Solo per voi ho sentito nascere in me un sentimento nuovo che non avevo mai trovato. Avremo il nuovo papa. Speriamo che pensi a noi, povera gente. Soltanto i signori hanno il diritto di riempirsi la pancia. E a noi, poveracci, pane secco e bastonato. Rispetto i vostri sentimenti, ma non vi fidate della giustizia. Oggi non esiste più. Tornare in casa di vostro padre è un'imprudenza. Il duca di Bolsena tornerà all'assalto. Mio Dio, la porta del mio palazzo è chiusa. E tutta quella gente, cosa sarà successo? No. Restate qui. Vado io a vedere. Abbiamo fame! Lasciateci passare! L'hanno arrestato per un pugno di farina! Assassini! Assassini! Siete certi? L'abbiamo visto con i nostri occhi. L'hanno portato via come un ladro. Ebbene. Alba, dovete essere forte e non disperare. Mio padre... L'hanno catturato i bravi del duca di Bolsena. La colpa è mia che l'ho risparmiato. Ma vi giuro, Alba, i suoi giorni sono contati. Leonetto. La gente vive in continua attesa, ma presto o tardi arriva. Lo vedi? Bravo. Hai davvero un pugno formidabile, lo sai usare. È l'unica mia debolezza, padre Filippo. E so che te ne sai servire con chi lo merita. Qualche volta le mani agiscono da sole. Fra Silenzio mi ha raccontato tutto e per il momento è consigliabile che vi rechiate subito all'ospizio delle dame del rifugio, vi ospiteranno. E adesso, figlioli, salutatevi come se io non esistessi. Alba. Leonetto. Verrò a trovarti ogni giorno. Mi aspetterai? Sì. E adesso, figlioli, salutatevi come se io esistessi, eh? Su, Leonetto, vattene. La principessina lo avrà convinto di condurla a Roma. E quando sapranno che lui è nel mio palazzo, voglio farmi due risate. Ben vengano. Li riceverò con tutti gli onori. Eccellenza, non si parla d'altro per la via di Roma. La cattura del principe di Porto Reale. È quello che volevo. Tutti devono sapere che quell'uomo è nelle mie mani. Ma non mi bastava la figlia. Me l'hanno portata via. Voglio riaverla a qualunque costo. Tanto vi preme? Sì, tanto mi preme. Leonetto. Mantengo la promessa. E se permettete? Siete venuto solo per questo. Sono stati in pena per voi.
E la principessa? È in un posto sicuro, lontana da qui, ma non so per quanto tempo ci resterà. Il duca è furbo. L'arresto del padre è stata una mossa abile per riacciuffare la ragazza. Bisognerebbe liberare il padre prima che lei lo sappia, ma non è così facile. Il palazzo del duca è ben guardato. Solo per voi le porte sono aperte. In fondo, la casa del duca è anche casa vostra. La principessa vi dovrà essere grata. Ma io desidero soltanto far cosa grata a voi. Certo, ma sono anche gelosa. Comprendo anche questo. Quello che non comprendo è il duca, con una donna come voi. Sono gelosa di te, idiota. Leonetto Ardenghi si distingue in mezzo a mille. L'ho seguito fino al palazzo dei Gonzales. Lui è entrato e io sono rimasto lì. E la visita? È stata lunga? Quel tanto che basta per dirsi molte cose. E poi? Sono corso qui da voi per avvisarvi. Idiota! Non dovevi lasciartelo sfuggire, ma scoprire dove si nasconde. Certamente la principessa è con lui. E io voglio scovarli insieme. A quando le nozze? Te lo dirò il giorno dopo che mi sono sposato. Oh, ma allora non si deve. Ma che ti hanno fatto? Chi è stato? È stato un bravo del duca di Bolsena. Ma se mi capita tra le mani... Che vuoi farci? Quello ti ha già gonfiato l'occhio. Cecilia, portate un po' d'acqua e dell'aceto. Guarda un po' come l'hanno conciato. A momenti la ammazzavano. Ma si può sapere dov'è successo? A Palazzo Bolsena stanno scaricando grano e farina. Lui si è avvicinato ai carri per accoglierne un po' che era caduta in terra. E uno dei bravi del duca gli ha dato un colpo... Dalla barda, e mi ha ridotto così. Hanno scaricato tanti sacchi che basterebbero la metà per sfamare un quartiere. E tanta povera gente che non può mangiare, guarda con la bocca spalancata quella grazia di Dio. Assassini affamatori! E non c'è nessuno che ci difenda. Ma quelli sono tutti armati. Venite via con me. Andiamo a scaldarci un po' le mani. Andiamo! Ma adesso sei persuaso di quello che ti ho detto? Cosa? Leonetto! È uscito senza degnarti di uno sguardo. Adesso è lui il capo dei masnadieri e tu? Io sono sempre... Mondragone. Ma non basta per vivere, io voglio vivere, e bene. Tu dovrai fare quello che voglio io se non vuoi perdermi, e per sempre. Ringraziate il duca di Bolsena da parte mia. Non si è mai fatto così presto a scaricare un carro. Bene, così hai il tempo di bere un sorsellin di vino. Francia di qua, Spagna di là. Ma chi pensa a Chiesa? State certo che qualcuno ci pensa.
ben più forte di qualsiasi potenza della Terra. Qualcuno che ci guarda sempre e ci osserva e che al momento opportuno saprà guidarci. Voi che vivete in mezzo al popolo, dateci notizie su quanto accade a Roma in questi giorni. La città è piena di banditi, ladri e assassini. Si commettono delitti di tutti i generi. La gente vive in continuo terrore. Ma il Bargello cosa fa? Il governatore? Non intervengono? Il Bargello e il governatore sono deboli, se non complici. Eminenza, il duca di Bolsena chiede di parlarvi. Buono questo. Fallo passare. Se Sua Eminenza ha visite, noi possiamo andare. No, è una visita improvvisa, ma loro signori possono restare perché io non ho segreti. Signori cardinali, vedo che sono l'unico intruso in un convegno dei membri più eminenti del Sacro Collegio. Forse ho interrotto un discorso da cui poteva uscire il nuovo Papa. No, vi sbagliate, signor Duca. Il Papa non esce dai nostri discorsi, uscirà dal conclave. Ci eravamo dati appuntamento a Roma, Eminenza, e io sono qua per mantenere la mia parola. Già. Mi ricordate quel brutto episodio del convento di Serravalle? Il converso fuggito, il priore burlato... Strane cose che accadono nei castelli di lor signori. Specie se c'entrano di mezzo frati e masnadieri. E rapitori di fanciulle, giacché mi pare anche una fanciulla è stata rapita. Ma non è di questo che sono venuto a parlarvi, ma del desiderio del popolo romano di vedere il cardinal Medici sul soglio di Pietro. Come vedete, signori, il Papa è fatto. E lo ha letto qui il signor Duca di Bolsena. E allora è inutile tenere il conclave. Tra giorni spero potrai riabbracciare tuo padre. Una persona molto vicina al duca potrà esserci utile nell'impresa. Una donna? Sì, una donna. La marchesa di Gonzales? Sì, lei. Quando l'hai vista? Ieri. È conosciuta a Roma per le sue avventure? Sì, infatti. Ne ho sentito parlare anch'io. E cosa ti ha proposto? Di tenermi pronto. Farà il possibile per agevolare la fuga di tuo padre. È nel suo interesse. E liberarsi di me. Certo. Così io andrò lontano da Roma con mio padre e tu resterai qui vicino a lei. Amore mio, io ti amo e non ti lascerò mai. Andremo lontano da Roma e attenderemo insieme l'elezione del nuovo Papa. E quando sarà eletto, e se Dio vorrà, sia tuo padre che io riacquisteremo quello che ci spetta. Solo allora oserò chiedere la tua mano. E se tu vorrai... Olimpia! Caro fratello, sono lieta di vederti e di poterti annunciare che abbiamo fissato la data delle nostre nozze. Rallegramenti, ne sono veramente lieto. La vostra felicità è anche la mia. Ci sposeremo il primo sabato di aprile. Li ho aiutati io nella scelta. In quel giorno Giove si incontra con Minerva. È l'unione della forza con la saggezza. Non ci potrebbero essere auspici migliori. Domani annunceremo il nostro fidanzamento ufficiale e il cardinale Medici sarà eletto papa. 12 voti il cardinale Medici. 12 voti il cardinale Farnese. 6 voti il cardinale Rosticucci. 5 voti il cardinale Andrea, 2 voti il cardinale Alessandrino. Non avendo nessuno ottenuto la maggioranza, la votazione è nulla.
12 Papa! Avvertite Sua Eminenza il Cardinale Medici che desideriamo parlargli. Avete sentito le grida della folla? Il popolo è in tumulto. Bisogna rompere gli indugi ed eleggere il nuovo Papa. Sì, sono d'accordo con voi, ma chi? Chi? Bisogna trovarlo. E chi più di voi potrebbe darci un'indicazione precisa? Io? Sì, perché voi siete sempre stato al di sopra delle fazioni e delle lotte politiche e un vostro suggerimento potrebbe essere accettato da tutti. Dio volesse che io potessi darvelo. Le mie preghiere sono una continua invocazione all'Altissimo affinché illumini la nostra mente per eleggere al più presto il suo vicario in terra. Pregate anche voi. Pregate. Signori cardinali, avete chiesto di parlarmi ed eccomi qua. Vorremmo sapere se siete al corrente di una lettera clandestina che circola in conclave. Una lettera clandestina? Sì, una lettera del duca di Bolsena, quello che già vi faceva papa. In quella lettera si dice che il popolo romano, al quale è stata promessa sanatoria generale per i delitti commessi durante il periodo della sede vacante, è pronto a sollevarsi al grido di viva Papa Medici. E non basta. Si dice anche che se non sarete eletto papa, il popolo si ribellerà ed obbligherà i cardinali a fare nuove elezioni. È una minaccia grave e intollerabile. È con il terrore e la violenza che noi avremmo voluto vedervi sul trono di Pietro. Signori, io non so nulla. Quanto voi ne sono stupito e indignato. Ma presto potrò dimostrarvi che sono completamente estraneo a ogni intrigo e a ogni ricatto. Madonna Olimpia dei Gonzales, quanti mariti ha avuto? Di mariti soltanto uno. Ma di uomini? Beata lei. Signori cardinali, abbiamo già avuto molte fumate nere. È forse un segno di ispirazione divina che noi si abbandoni i calcoli e i voti per gettarci ai piedi del migliore di noi. Io approvo le parole del cardinale Medici. Ma chi è il migliore di noi? Montalto. Sia il Montalto. Sia il Montalto. Io non posso essere papa se tutto il Sacro Collegio non è d'accordo. Santità, tutto il Sacro Collegio è con voi.
Allora, io mi inchino riverente al vostro volere che esprime la volontà di Dio. Accetto. Nel suo nome e per il suo nome regnerò sulla terra col nome di Sisto V. Fame, ha sete di giustizia. Devono finire gli arbitri, le violenze, gli abusi. Bisogna ristabilire la tranquillità, l'ordine e la pace. Cessino tutti i privilegi di censo e di casta. È bandita la violenza! Tutti, ricco o poveri, dovranno essere uguali davanti alla maestà della legge. Da questo momento sono abolite le milizie personali. Niente più bravi né masnadieri. Chiunque sarà trovato con le armi in pugno dovrà essere arrestato e severamente punito. Hanno eletto il nuovo Papa. Super vos et mane ad semper. Il Medici? No, il Montalto. Io sarò destituito. Sono desolato anche per voi. Scusatemi, devo andare. Anch'io, devo rientrare all'ambasciata. Marchesa, credo che vi convenga tornare in Spagna col vostro signor fratello. Vi ringrazio del consiglio, ma l'aria di Roma credo che non sia più adatta neanche per voi. Almeno che non contiate sulla protezione della principessa di Porto Reale. Chissà, non si sa mai, ma anche voi potreste approfittare di quel leonetto. Questo prova che mi interessavate molto ed ero informatissimo. Ma vi conveniva di tacere? Siete un fidanzato perfetto. No, siamo due anime gemelle in cerca di protezione. Io da una principessa e poi da un masnadiero. Ho conosciuto solo quelli. È il mio destino. Viva la nostra verità immortale, e viva tutto che non ti fa male. Viva la nostra verità immortale, e viva tutto che non ti fa male. Viva la nostra verità immortale, e viva tutto che non ti fa male. Viva la nostra verità immortale, e viva tutto che non ti fa male. I masnadieri parteciparono alla gioia del popolo romano. Nessuna potrà essere più pettegola di te. È velenosa. Sì, ti odio e tu lo sai il perché. Esmeralda, balla per noi. Li senti? Va a ballare. Fa contenti loro e anche me.
Solo quando balli riesco a sopportarti. Leonetto, Leonetto, c'è una gran dama, una marchesa che ti vuol parlare. E tu ringrazia la marchesa. Oh, mi scusi, signor Conte. Ha imparato a baciare anche la mano. Non gli bastava la principessa, anche la marchesa. Forse per questo li voglio tanto bene. Tra giorni lascio Roma e prima di partire volevo salutarti. Roma sarà triste. Perde una delle sue bellezze. Mi illudevo che rattristasse anche un po' te. Non è illusione la vostra. Accompagnami al mio palazzo. Voglio restare sola con te, solo per dirti addio. Alla Esmeralda, balla per noi! Allora? Domani al tramonto. E Leonetto l'hai avvertito? Lo sa di già, l'ho incontrato mentre usciva. Con la marchesa? Sì, con la marchesa. Esmeralda è furibonda. E si è sfogata a muovere le gambe. Per questo non deve sapere nulla. Neanche Mondragone. Non mi fido di quel tipo. È ubriaco fradicio. Lei è più ubriaca di lui, ma d'amore ed è più pericolosa. Di sua santità Sisto V. Tutti i cittadini sono tenuti a non far uso delle armi. Chiunque sarà trovato con le armi in pugno è passibile di pena di morte mediante impiccagione. Ehi, guardia! Che c'è? Apri, è meglio scaricare la farina nel cortile, perché le guardie del Papa perlustrano tutta la città, arrestano la gente e sarebbero capaci di portar via anche la farina. Ma dentro il palazzo del Duca non oseranno mai. Appunto per questo è meglio entrare. Ma a quest'ora non c'è nessuno che ti aiuti. Farò da solo. Trovano un'arma in casa, anche un coltello, ti arrestano e domani ti impiccano. E come si fa per tagliare la carne? Bisogna arrangiarsi coi denti. Ah, ho capito. Avviserò subito il signor Duca della vostra presenza a palazzo. Sarà lieto di ospitarvi. Vigliacchi! Assassini! Speriamo che il nuovo Papa faccia la farina più leggera. Sei certo che sia la principessa? State tranquillo. Era ancora imbavagliata quando sono entrato con Mastino nel corpo di guardia. Accompagnala con tutti i riguardi nella prigione di suo padre, così potrà riabbracciarlo. Domani annunceremo un altro matrimonio. Il nuovo papa vede di buon occhio il principe di Porto Reale. Bravi. Sapendo di far cosa grata a Vostra Eccellenza. Non è stato facile persuadere la ragazza a lasciare il convento. Ma quando le ho annunciato che il suo Leonetto era stato ferito mortalmente in una zuffa e voleva vederla prima di morire, allora... Si è decisa e al resto ho pensato tutto io. Avrete la giusta ricompensa. Ho sempre aspirato a poter servire Vostra Eccellenza. Ha un pugno di ferro, ve lo assicuro. E so maneggiare anche la spada. Da questo momento sei al mio servizio. E anche tu. Mi piaci perché sei astuta. Alba.
adesso vado a farmi un sorsellin di vino. Ho la secca. Tiene che sapere. No, io vado a dormire. Buonanotte. Ah, il piano è riuscito a meraviglia. Finalmente. Silenzio, quando parla fra silenzio. Dobbiamo fare pianino. Non dimenticate che siamo ospiti del Duca di Bolsena. Bisogna essere educati. E con le buone maniere otterremo tutto. Presto, su, che mi bruciano le mani. Aspetta. Siete tutti pronti? Sì, sì, sì. Ebbene, e adesso piano piano senza fare fracasso. Non preoccuparti, figlia mia. Il cardinale Montalto è stato eletto papa e noi riacquisteremo tutti i nostri diritti. Mi hanno portata qui con un tranello. Una delle tue donne, Esmeralda. Ehi, ragazzi, questo non è il posto più adatto per conversare. Vi spiegherete dopo. Qui si respira male. Sempre Esmeralda. E la Marchesa? Anche di lei, sai, dobbiamo parlare un po'. Ah, ma allora facciamo una cosa. Entriamo nella cella, ci chiudiamo dentro e voi parlerete più comodamente. E Leonetto? Quando Leonetta ha una spada in mano si può dormire tranquilli. Eccellenza, i mastadieri sono entrati nelle prigioni. Hanno già ucciso due guardie. Leonetto? Sì, proprio lui, quel dannato. Tieni. E dammi una prova del tuo coraggio. Dragone, ti aspettavo! Traditore! Via! Tu, fatti avanti! Sei più vigliacco di me. Uccide gli armigeri del Papa! In nome dello Stato sei in arresto. No! Forse non meritavo tanto. A pensarci bene, non sono uno stinco di santo. Sì, è vero. Non sei uno stinco di santo. Perché tutte le donne che vedi... Con le donne ho cercato di essere sempre gentile. Ti ringrazio per loro, ma non per me. Ma tu per me non sei una donna. Ma l'unico mio amore. E quando salirò sul patibolo... No! Non voglio! Non dire questo! Non è possibile!
Il Dio non può permettere un'ingiustizia così grande. Alba, non bestemmiare. Il regolamento purtroppo non ci concede altro tempo. E bisogna andare. Ma non lo sai che domani li impiccheranno? Non puoi rifiutarmi di vederlo, capisci? Io sono la sorella. E credo di avere il diritto di salutarlo per l'ultima volta. Non posso farti entrare senza un permesso. E allora perché quell'altra? Quell'altra è la principessa di Porto Reale. E io che avrei più diritto di lei, niente, vero? Perché sono povera. Ma anche tu sei povero e dovresti aiutare me. Parla piano e aspettami qui. Va bene, non fiato. Dio, aiutami, fa che possa vederlo. Almeno per un istante. Per dirgli che io l'ho sempre amato più di ogni cosa al mondo. Ti avevo detto di stare zitta. Ma io parlavo col Signore. Vieni, ma solo per dirgli addio. E poi via, andiamo. Leonetto. Ah, anche qui. Non vuoi farmi neanche morire in pace? Ti volevo dire che... Ma perché l'avete fatta entrare? Ma come? Mi ha detto che era tua sorella. Non ho sorelle, sono solo al mondo. Bugiarda ed imbrogliona. Sì, è vero. No, non è vero niente. Non sono la sorella. Io non l'avevo mai visto prima. Sono una ladra. Chiudimi qua dentro. In questa cella qui, ecco, è vuota. Se ero una principessa mi mettevi in prigione, eh? Ma io parlerò col Papa e ti farò cacciare via. Lasciami! È giustizia questa. Per aver ucciso quella bestia del duca di Bolsena, deve essere impiccato. Volevate un nuovo papa? E tenetevelo. Senza un pugnaletto o uno spadino, io vorrei sapere come si farà a mangiare. È una legge barbara. Non vi preoccupate. Questo papa durerà poco. È vecchio, è malato. E quando ne verrà un altro, sarà la stessa cosa. Tanto un papa giusto che difenderà gente come noi non verrà mai. Non vi perdete in chiacchiere. Qui bisogna decidere qualcosa per salvare il nostro capo. Un colpo di mano alle prigioni è impossibile. Le mura sono alte e ci sono tanti armigeri. Ma uniamoci a tutto il popolo e andiamo a chiedere la grazia al Papa per Leonetto. Io vi chiedo un po' di elemosina per la nostra chiesa. Dagli qualcosa. Sempre io. Mi raccomando però, dite un paternostro per un amico che ci lascerà per sempre. Pregherò per lui. Ed anche per voi. No, solo per lui. Noi stiamo bene anche all'inferno. Non ho mai visto un uomo più generoso di lui. Era sempre pronto a correre in aiuto dei deboli e di chi aveva bisogno. Bisognerebbe impiccare tutti i ricchi che ci affamano, e non Leonetto. Quando Leonetto assaltò il carro del duca, ma che se la prese lui la farina? La fece prendere a quelli che avevano fame. Beh, adesso li impiccano. Bella giustizia, ma dov'è la giustizia? La giustizia? Se fossi papa io! Il popolo ci fa conoscere cose che noi ignoriamo. Santità, sarà bene rientrare. No, non sono affatto stanco. E la mia missione non è ancora terminata. Andiamo. Questa condanna a morte è proprio un'infamia. Ortensia! Domattina all'alba impiccano Leonetto Ardenghi. Vieni a vedere! Io no. Vado a pregare perché questo non avvenga. Lo sai, là dentro c'è uno che sta parlando col Signore. E lasciali parlare. Vuol dire che sono buoni amici. Combattendo come un soldato contro una masnada di uomini armati fino ai denti e capitanati dal duca di Bolsena, un tiranno senza pietà e senza fede.
Parliamo fra silenzio, perché quando parlo non combino mai niente. È per questo che adopero le mani. E lo so, non si deve. Anche mio padre, prima di morire, mi ripeté le tue parole. A chi ti percuoterà la guancia destra, porgi la sinistra. Ma non è mica facile. Ho tentato tante volte, ma non mi vuole entrare nella testa. Ma questa volta ci riuscirò, te lo giuro. Ma salva Leonetto, salvalo, che non sia impiccato, non è giusto. Perdonami, signore. Leonetto Ardenghi da Siena. Leonetto! 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 C'è Esmeralda. E c'è anche Don Maurizio. Ci sei solo.
Ah, finalmente! Sì, finalmente!